Let's go! Bentornati, ovetti, su Pokémon Mystery Dungeon, esploratori del cielo! Nello scorso episodio siamo stati sul vulcano gigante e in questo episodio molto di fretta andremo nella scala del cielo. E dico molto di fretta perché sono 50 piani, quindi oh yay, ci metterò i secoli a finire il dungeon. Fortunatamente non ci sono Pokémon con geoforza. Potrebbero però esserci Pokémon con ventargenteo, devo quindi stare comunque molto attento. Allora, gli strumenti sono questi. Sì, lo so, ho portato un bel po' di strumenti, ma per 50 piani questi sono a malapena sufficienti. Userò l'X-Ray alla fine. E adesso si va sulla scala del cielo, appena la trovo. Eccola. Benvenuti sulla scala del cielo. Allora, cosa molto importante, dal piano 30 in poi ho deciso di... Scarica deve stare qua sotto, ma fulmindenti qui, grazie, ok? Ho deciso di velocizzare il resto del dungeon, perché non voglio stare qui 100 anni. Allora, dovrei stare a posto se vado così. Ho sbagliato con fossa per Sceptile, potrebbe comunque essere utile però, quindi... non voglio toglierla. Allora, Jumpluff, cominciamo molto bene, cominciamo davvero molto bene. Anche perché il piano è estremamente piccolo, o meglio, ha le stanze piccole. E questo vuol dire tanti casini. Sì, lo so, non sto usando le lenti X. È una cosa fatta ovviamente apposta, ok? Mi conviene davvero tanto non usare le lenti X qui, perché altrimenti potrei avere problemi di damage output. È vero che l'Axery è comunque il nostro Pokémon più forte, ma bisogna stare attenti. Anche per il fatto che ci sono dei Bayonet qui. E i Bayonet... Oh 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 sì! Sì, sono tipi spettro, possono viaggiare attraverso i muri e sono molto, molto rispettosi. Nel senso che usano molte volte rispetto. E se lo usano, addio punti potenza e quindi... Già. Fortunatamente per noi, assegniamo le punti acciaio, abbiamo l'abilità lanciatore, o come si chiama insomma, che appunto potenzia le punti acciaio o gli strumenti lanciati in generale. Quindi è una cosa molto, molto buona. Metang, è vero, è possibile trovare molti Pokémon qui, non tutti necessariamente sono deboli al tipo roccia, ma dovrebbero essere per la maggior parte Pokémon volante o sono io? A quanto pare no. Solo uno è in parte volante. Ok. Oh no, aspetta. C'è lui. C'è Skarmory. Skarmory è un bellissimo Pokémon, in effetti. Mi scusi? Questo quindi è uno dei dungeon più facili? Sì. Se sono seriamente tutti quanti deboli alla spina argento, e li mando KO quasi tutti con la spina argento, vuol dire che questo è uno dei dungeon dei sette tesori più semplice. Ok. Quindi vuol dire probabilmente che i dungeon più corti sono appunto quelli più complessi. Quindi vuol dire che devo solamente fare il Marvoragine e questo dungeon, che sono presumibilmente molto facili. A meno che, beh, non ci sono Pokémon con mosse a zona, ovviamente. Vabbè, non importa, piano 5. Piano 6. Piano, beh, 7, terreno, vai. Guarda, più in fretta vado, meglio è. Perché, oh mio Dio, la nebbia. Giusto, può accadere questo, state attenti. La nebbia può diminuire la potenza delle mosse elettriche. Ah, ero sicuro al 100% che ci fossero dei Pokémon di tipo volante qui. A quanto pare c'è Togekiss. Non dico mai di no a un Togekiss. Sì, coraggio. Allora, Mothim, se non sbaglio, può essere problematico perché possiede Ventargenteo. Come faccio ad evitare la trappola? Così? Ok, grazie. Però non l'ha usato, quindi buon per noi. Più che altro è per Sceptile, perché Sceptile è ancora abbastanza deboluccio nelle difese. Sì, tanti casini. Almeno, ci sono molte mele. Misdreavers, semefato. Guarda, il semefato in realtà è comodo e buono, quindi vorrei davvero tanto usarlo. Prima o poi. Allora, vediamo un attimo dove sono le scale. Duskull, mi spiace. Non diventerai Dusknoir, non in questa vita almeno. Beh, però un po' come ho detto per Sceptile, che c'è bisogno di uno Sceptile nella linea temporale del presente per mantenere la linea temporale futura, generando appunto un discendente
Trico Baragrovail, c'è bisogno anche di un discendente di Dusknoir per generare appunto Dusknoir, quindi yay. Allora, perfetto, posso ancora prendere qualche oggettino? Beh, mangio una mela, dato che posso, e prendo una baccarancia perché ci serviranno. Non ho neanche fatto rifornimento di bene. Shetile. Non ho nemmeno fatto rifornimento di Revital Semi perché sono abbastanza sicuro che non avrò troppi problemi. Però, ehi, stiamo comunque attenti, si va. Piano 14. Eccole qui, ora in before ci sono delle trappole. Non ci sono delle trappole, che cosa è successo? Ho portato una tergisfera. Vorrei però evitare di usarla adesso, perché sicuramente troverò altre viscirotrappole. Spero solo però di non trovare viscirotrappole che corrompano proprio la tergisfera, perché altrimenti è un problema. Allora, mela. Beh, abbiamo la pancia a 67, quindi a questo punto mangia la mela, cogli la prima mela e mangia la baccarancia, perché voglio la mela, non la baccarancia, grazie. Mamma mia, vediamo un po' se riesco a trovare subito le scale, che cosa molto bella. Ci sto mettendo molto poco in effetti a fare il dungeon, come se fosse davvero uno dei più semplici. Però, già, il peggio deve ancora arrivare, si dice, giusto? Perché non siamo neanche a metà dungeon. Inoltre, il Mar Voragine è un po' più complesso, anche lì dovrei tecnicamente controllare l'Axray, perché Mar Voragine, tipi acqua, sarebbe strano non trovarli, giusto? Esatto. Però, se ci pensate, il Mar Voragine è l'ultimo dungeon che esploreremo con il team Ovetti, perché dopo quel dungeon ci saranno solamente, com'è che si chiamano? Gli episodi speciali, o meglio, l'ultimo episodio speciale. Quindi mi sembra un po' brutto non usare il leader. Potrei benissimo non farlo, non c'è nessun problema, però sì, ok, mi mancheranno Riolu, Shinx e, beh, Sceptile adesso. Ah, giusto, ricordatevi una cosa. No, aspetta. Ah, sì, giusto, duh. Dopo aver completato il gioco, io off-camera continuerò a giocare. Perché è ovvio, cioè non è che... Non sono così maligno che lascio il team. Anzi, è già tanto che in squadra blu io abbia reclutato tutti i leggendari. Più che altro perché i leggendari in squadra blu erano necessari per sbloccare altre aree, quindi l'ho dovuto fare per forza. Però, in questo gioco, off-camera, credo di poter provare, enfasi sul provare, a reclutare tutti i leggendari, perché non ci vuole niente alla fine. Devo solamente prendere un pezzo Enigma o Last Enigma, che si prende da missioni normali, poi andare nei vari dungeon, avere fortuna di trovare i leggendari e basta. Se ho poi gli strumenti leggendari dei sette tesori, si reclutano subito, quindi sì. Anche perché la maggior parte dei leggendari che si trovano... La maggior parte dei leggendari che si trovano nei dungeon a piede libero con... quei cosi non sono così complessi da reclutare, se siete oltre il livello 50 con lo strumento giusto, ovviamente, specifichiamo questa cosa. Fulmindenti! Una cosa che vorrei davvero tanto dare all'Axray, che sfortunatamente non può affatto avere, è l'abilità risparmio punti potenza, perché mio Dio quanto servirebbe all'Axray. Va bene, abbiamo portato apposta quanti? 5 Elisir Max, quindi dovrei stare a posto. Non ho mancato le scale, vero? Magnemite. Ehi, Tekashik, sai che ti dico? Ti dico che mangio... Beh, una mela. Grazie. Oh no, Pantano Bomba, lo so. Mi fai così poco danno? Pantano Bomba è forte come mossa. L'avete vista in azione anche in altri dungeon. Discharge. Ok, quindi... Probabilmente questi cosi... oddio, cosi. Questi Pokémon sono di livello estremamente basso. Vai. Uno. Oh, Ditto. Beh, sì. No. Ok. E adesso due. Tre. Quattro. E fine. Ditto. Semisprint? La mia passione. Ok, Ditto, ma... puoi... Intanto scambia, sì. No, non lancia... Allora, Tecabella scambia con... non ci servono così tante baccarance. E Ditto, ti prego, vai alla Gilda, sì. Ok, si va. Piano 22. Mi sa che allora non devo fare il taglio. Volevo fare un taglio perché avevo
o meglio velocizzare, perché avevo paura di ipersforare con l'orario. Volevo infatti parlarvi di una cosa durante la velocizzazione, intendo. A questo punto ve ne parlo adesso, perché non sembra che io velocizzerò il gioco. Però mi conviene stare zitto, perché potrei benissimo velocizzarlo a breve, dovessi trovare tipo un impasse, si dice, giusto? Quindi ve ne parlerò verso il piano 40, se non ho ancora velocizzato, intendo. Va bene. Bene, fortunatamente. Ehi, che cosa è successo? Hanno evitato la trappola? Wow, è un miracolo, è seriamente un miracolo. Mamma mia, il boss sarà piuttosto complesso per noi. Avrei dovuto insegnare frana a Lucario, o a chi impara frana, insomma. Oh no, dannazione. Septile, s'il vous plaît. Grazie. Fortunatamente la scottatura non è come l'avvelenamento, quindi bene o male, è vero che mi fa danno ogni turno, o meglio, fa danno ogni turno a Septile, però recupera i PS, giusto? Vediamo? Sì, ok, recupera benissimo i PS. Shelgon! Posso con attacco normale reclutarti magari? No, ovviamente no. Allora, Septile chi era? Era un Hunter? Hunter, Hunter! Stordiraggio arriva! Ti prego, attacca quel coso! Mamma mia, ti prego fammi passare Lucario. Ok, tocca a me. Hai seriamente scottato tutti i Pokémon della squadra. Ok, ripeto, non è un problema se non appunto per il debuff dell'attacco. Ma sì, è una cosa comunque fastidiosa, no? Allora, cerchiamo di andare avanti. Troviamo queste benedette scale. Oh, la Poketrappola non si è attivata, bene. E beh, si va avanti. Magari non con la scottatura però. Perfetto, piano 26. Claydol. Clay... Gnam. Intanto lascio un po' la host perché è rilassante se non cambia. Ovviamente è cambiata. Va bene, dannazione. Mi piace un sacco quella host. Stordisseme è... Beh, può essere buono, lo mangio. Cioè meglio, prendo lo stordisseme. E si va avanti, piano 28. Ah, che poi perché hanno messo la host della sorgente Luccichio adesso? Cioè non ha molto senso, o meglio ha senso, perché questo è un dungeon celeste, eh? Huh? Capita? No? Vabbè, non importa. Però, sì, Seme Tenebra consumato, cioè non ci penso nemmeno a prenderlo. E no, dovrebbe non essere una novità, ma sì, ci sono covi di Pokémon in questo dungeon, ergo... State seriamente attenti, va bene? Non vi conviene non avere mosse a zona o almeno delle... mela, grazie. O almeno delle... Com'è che si chiamano? Delle sfere per paralizzare o fare altre cose simili ai covi di Pokémon. Perché altrimenti... Allora... Oh mio Dio. Seriamente, perché trovo sempre tutte le trappole trollone? Quanto faccio a uno Steelix? Non faccio niente, ovviamente, in parte terra. Ira. Beh... Anche io lancio i cosi, grazie. Ah, giusto, una cosa che abbiamo appreso, Luxray e Tonks intendo. Ho detto per una volta bene i nomi, perfetto. Allora, abbiamo appreso come abilità quoziente Asso nella manica. Quando abbiamo a un livello basso i PS, quindi punto esclamativo in sintesi, l'illusione aumenta di 2. E questo è appunto il premio per aver, diciamo, retto tutti quanti... I cali di difesa delle altre abilità quoziente intellettivo. Ricordate? Perché sì, abbiamo su Luxray e su Tonks attaccante, precisino, incostante. Sono tutte cose che diminuiscono la difesa. Già. Mi conviene bere adesso l'Elisir Max, così posso prendere almeno la teca carina. E vediamo un po', dai. Ditto usa trasformazione, ma non mi importa. Si va. Piano 31. Oh, eccolo qua. Lo sapevo. Lo sapevo, lo sapevo che c'era una mossa zona. Per questo ho portato Luxray come primo Pokémon. Perché, allora, è una cosa un po' strana. Sì, grazie. Grazie, ok. Però, grazie mille Gengar, ciao da Mystery Dungeon, esploratori del niente di squadra blu, eh. Comunque dicevo, Luxray se è non il Pokémon leader non userà mai scarica. È iper trollone e non lo usa mai. È una cosa molto molto fastidiosa. Quando dovrebbe usarlo non lo usa. E lo usa quando... È una cosa molto strana comunque, ok? Ora lancio insieme svista, lo sapevo. Non è un problema perché comunque il dungeon è abbastanza piccolo. Vai, ok, perfetto.
Step Tile, finalmente vediamo. Sì, livello aumentato. Ah, ok, perfetto. Ricordo che è femmina, tecnicamente, Step Tile, dato la voce era maschio. Non importa. Allora, vediamo un po' cosa posso fare. Forza antica, non aumentarti le statistiche. Benissimo, Tank Growth. Nice. In effetti però c'è un motivo per cui non ci sono così tanti Pokémon volante in questo dungeon. Sai che ti dico? Aspetta. A questo punto abbiamo già trovato, ce l'ho fatta, tantissimi Pokémon volante nel dungeon dove c'era Giratina. Così completamente a caso, non so perché sia così, ma è così. Allora, vediamo un po', il bastone non serve. Con questo bastone stor di seme, no grazie, preferisco di gran lunga avere il... coso. E per coso intendo il pietriseme. Allora, la mia strategia di usare il pietriseme si sta rivelando incredibilmente utile. Non so se avete notato, ma stiamo tipo quasi bisciottando tutti i boss. È vero che adesso che non sono Sceptile non posso più controllare la velocità, ed è per questo che ho portato un seme sprint. Però posso comunque disabilitare le altre mosse di Sceptile. Tutte quante tranne che agilità, per far forzare agilità. Ed è quello che farò probabilmente. Però andiamo con calma prima verso il boss. Yeah, Lucario! Che non parla ovviamente. Visto? Ha potenziato solamente attacco e difesa. Quello che vi ho detto, dopo un certo livello cominceranno a potenziare solamente due statistiche, non tre. E non quattro, insomma. Sgranocchio. Sì, perfetto. Cosa sei tu? Seme tenebra non è così buono. Idealmente il nastro Drin, mi sembra si chiami, o comunque un'abilità quoziente intellettivo che ci permette di lanciare gli oggetti attraverso i muri e attraverso i Pokémon avversari, fa attivare forzatamente tutti quanti i semi, ok? Di norma è possibile... è possibile mancare quando lanciate uno strumento, intendo, il Pokémon avversario. Quando avete però l'abilità o l'oggetto che vi permette di lanciare... Che vi permette di lanciare un oggetto attraverso muri e cose. Perché uso l'attacco rapido? Vabbè, scialla. Potete appunto forzare il mangiare del seme. È una cosa un po' strana. Ed è per questo che in realtà... sì, lo accetto, Drifloon. Ed è per questo che in realtà, se avete un Pokémon con quoziente intellettivo molto alto, oppure semplicemente andate alla grotta marina e mettete in fila i vostri Pokémon a cui volete dare appunto le gomme, e avete il nastro Drin, o come si chiama insomma, potete appunto lanciare le gomme attraverso i vostri Pokémon. Oh mio Dio. Beh, fortuna che c'è un'altra mela qui. E appunto dare una gomma a tre Pokémon, potenzialmente parlando. Ed è questa una cosa buona. È vero che però non vi dà... punti in attacco, difesa e compagnia bella. Ci sono alcuni casi in cui le gomme danno potenzialmente in statistiche, solo che sono molto, molto, molto rari se non sono appunto al bar spinda. Quindi state attenti. Vai Metang. Perfetto, si va. Poche trappola non funziona. Piano 41, quindi mi sa che davvero ce la faccio a non velocizzare. Oh, benissimo. Vediamo un po'. Beh... abbiamo delle Grimer Pappe, dovrei essere quasi del tutto immune. Esatto, grazie. Perfetto, si va avanti allora. Cos'era? Affanno seme? Guarda, grazie in realtà. Allora, volevo parlarvi di una cosa durante la velocizzazione, però, ehi, non ho velocizzato, ve lo dico adesso. In sintesi, avrete notato che sto caricando solo un video al giorno. Non è una scelta mia, o meglio sì, è una scelta mia. Però non l'ho fatto perché sono pigro o simili, insomma. Ricordate che tempo fa feci un video dove parlavo del fatto che stavo poco bene mentalmente, tra virgolette? Sì, è di nuovo quella cosa in sintesi. Non è niente di grave, però mi consente di fare solamente un video al giorno in sintesi. Fine. Questo è, volevo appunto spiegarvi perché non posso, o meglio, perché non sto caricando due video al giorno. Sappiate in ogni caso che dal 31 comincerà Luigi's Mansion, quindi, sì. Allora, vedo tanti strumenti così, o meglio, corrotti. Sarebbe molto bello trovarne uno e usarlo, oppure, non lo so, venire colpiti da fango a quanto sembra scarica.
Va bene, questo volevo dirvi in sintesi, non preoccupatevi, sono ovviamente problemi personali che non riguardano affatto YouTube, devo precisarlo perché magari qualcuno potrebbe fraintendere. Però, sì, Fendifoglia, bravissimo Sceptile, bravissimo, anche perché puoi usare solo Fendifoglia tu. Vabbè, non importa. Ehi, come ti permetti? Ok, forse si sarà... italiano. Forse si sarà notata questa cosa perché di norma nei video non sono... così, tra virgolette. Oh, aspetta, stop. Ok. Era un Revital Seme, vero? Beh, sì. E io lo prendo. Grazie. Di norma nei video sono diverso da come mi comporto in questo periodo, però ve l'ho detto. Non ce la faccio mentalmente, ok? Comunque non preoccupatevi, sto bene tecnicamente adesso. Sta già passando la cosa. Ok, la situazione per non dire altro, facciamo così. Sceptile, ti prego non trollarci, grazie. E si va avanti, dai. Sembra salute non serve. Piano 47. Dai che ce la fai. Possibile che ci ho messo più tempo a fare l'abisso del mondo che questo dungeon che è di 50 piani? Beh, sì, è possibile, perché è così. Annullo sfera, non ci serve adesso. Bravissimo, vai. Zack. Certo però pure tu, ah giusto, non puoi usare altre mosse che non siano fendifoglia. Me ne ero completamente dimenticato. Avessi avuto... com'è che si chiama? Notte sferza, avrei assegnato quella mossa, ma ormai. Consuelo! Tu, mio caro Magneton, come ti permetti? Ok, come osi confondere me, tu, essere dai tre occhi e tre cervelli, probabilmente? Allora, c'è una mela, voglio la mela, perché ho fame. Ho fame? No, vero? Beh... ora non ho fame. Lancio. Però vedo Dindi. Ho venduto un bel po' di strumenti che non mi servivano. Infatti adesso abbiamo 17.000 poké addosso. Oh, ok. Preferisco davvero tanto... ok, grazie. Preferisco davvero tanto prendere un altro Revital Seme perché... sì. Allora, tu mio caro... oh, giusto. Me l'avete detto in effetti molti, ma è possibile insegnare Forza Sfera a Lucario? Non l'ho fatto perché Lucario è più attaccante fisico, giusto? Mi sembra? Sì. Beh, ni. È attaccante misto, in effetti. Un po' come Luxray. Aspetta un attimo. Lucario è più forte in attacco speciale. Siamo seri? Vabbè, tu stai ancora indietro, quindi scialla, però... sì, dai. Allora, vediamo un po' cosa posso fare. Ci mancano due piani, eh? Ci mancano seriamente solo due piani. Non dovrei neanche dirvelo, Mac, ok? Ho un amico che adora i Mac, che è del suo Pokémon preferito, quindi... yay! Adesso anche Mac è nel team Ovetti. Invia la Gilda, perfetto. Dovete comunque stare attenti molto ai Mac. Perché? Perché Z hanno Tanfo e potrebbero darvi terrore, impedendovi di attaccare. Quindi occhio. Allora, piano 49. Sto considerando di usare una Tergisfera. Perché ne ho un bel po' nel deposito. E mi conviene, tanto per dare... oh, Elisir Max, grazie. Che non posso usare, bene. Facciamo una cosa. Se sfaccio... oh, sì, ok, allora. Trick, scambia. Tergisfera. Perfetto. Adesso. Perfetto, va tutto quanto bene. Dovrei stare a posto. Si va dal boss. Tu che cerchi sette tesori, io sono Rayquaza, il guardiano della scala del cielo. Se vuoi il tesoro, devi conquistare il cielo. Ti sfido a superare i tuoi limiti. Mostrami la tua forza, che lo scontro abbia inizio. E cominciamo, allora. Vediamo un po' se la tattica funziona. Metto solamente agilità. Onde evitare problemi, mangio però un seme sprint, perché non posso controllare Sceptile. Allora, vediamo un po'. Funziona? Pietriseme! Nice. Ora. Ora. Tonks. Usa solo danza spada per adesso. Dai. Perfetto. Adesso. Dovrei avere un seme impeto. Giusto? Sì, l'ho portato apposta. Luxray, perfetto. E ora si va con... Aspetta un attimo. Tonks, mosse. Fai solo morso a questo punto. E noi andiamo di Fulmin Denti.
Morso. Danno restituito. Requasa tentenna. Ed ecco qui la strategia. Grazie mille, Sceptile. Morso. Agility. Posso riattaccare? Sì. Nice. Il forziere contiene la Cell Melodica. Luxray ottiene la Cell Melodica, uno dei 7 tesori. E con questo abbiamo terminato l'episodio di oggi. Nella prossima parte di Pokémon Mystery Dungeon, esploratori del cielo, andremo nel Mar Voragine, l'ultimo dungeon che contiene... Oh mio Dio, devo ruttare, scusate. Burp, ok. L'ultimo dungeon, ok, che contiene l'ultimo dei 7 tesori, l'acquarmonica. Quindi, io vi saluto. See you next time, baby. E poi ha senso perché sì, in inglese vuol dire mare.